Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ci sediamo un attimo. Beatissimo Padre, la grande famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore l'accoglie con immensa gioia e le esprime la più viva gratitudine per aver accettato di presiedere questa celebrazione eucaristica. È un grande dono poter ringraziare insieme a lei il Signore per i 60 anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Siamo lieti di vederla pienamente ristabilita dopo i giorni di ricovero presso il nostro Policlinico Gemelli, giorni in cui l'abbiamo sentita particolarmente vicina ai malati e al personale dell'ospedale, giorni in cui anche noi ci siamo spiritualmente stretti a lei con grande affetto e intensa preghiera. L'avvio e lo sviluppo di questa sede universitaria sono il frutto del sogno lungamente cullato da Padre Agostino Gemelli ed espressione della sua geniale intraprendenza educativa, culturale e scientifica. Ogni passo di questi 60 anni di straordinaria crescita è stato accompagnato dalla premura e dall'incoraggiamento dei pontefici, a partire dall'augurio formulato da San Giovanni XXIII il giorno dell'inaugurazione, ebbe a dire: «Questa facoltà di medicina fiorisca, cresca e sia stimata. Qui risiede quanto c'è di alto, puro e bello. Qui si educhino e si formino numerosi ed eccellenti medici». Non meno significativi i numerosi incontri con San Paolo VI e diversi discorsi e ricoveri di San Giovanni Paolo II fino ad oggi con lei, Santità. Sempre abbiamo sentito il forte sostegno e la guida sicura del successore di Pietro. Abbiamo ancora bisogno di essere confortati, orientati nella realizzazione dell'affascinante missione, ma anche difficile e complessa, di formare testimoni dell'amore misericordioso di Dio, medici, personale sanitario e amministrativo, che sull'esempio del buon samaritano, come lei ci ha ricordato nel secondo capitolo dell'enciclica Fratelli Tutti, sappiano prendersi cura con le più alte competenze scientifiche e con autentica compassione dei più bisognosi, che qui hanno il volto dei malati e sofferenti afflitti da gravi patologie. Ci aiuti, Santità, ad essere fedeli al carisma dei fondatori e a rinnovare il nostro impegno per continuare ad essere un segno credibile dell'amore di Gesù, che ci spinge ad andare verso tutte le periferie e ad essere testimoni di quella Chiesa in cammino sinodale che sa farsi ospedale da campo per accogliere e curare le persone ferite nel corpo e nello spirito. Grazie ancora per la sua presenza e per le sue parole. Dal Sacro Cuore di Gesù giunga ora a tutti noi attraverso l'Eucarestia, da lei presieduta, il farmaco salutare della grazia divina. Grazie. Grazie. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, donaci di essere rivestiti delle virtù e infiammati dai sentimenti del cuore del tuo Figlio,
perché trasformati a sua immagine diventiamo partecipi della redenzione eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, Creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Mentre commemoriamo con gratitudine il dono di questa sede dell'Università Cattolica, vorrei condividere qualche pensiero a proposito del suo nome. Essa è intitolata al Sacro Cuore di Gesù, a cui è dedicato questo giorno, primo venerdì del mese. Contemplando il cuore di Cristo, possiamo lasciarci guidare da tre parole: ricordo, passione e conforto. Ricordo, passione e conforto. Ricordo, ricordare significa ritornare al cuore, ritornare con il cuore. Ricordare. A che cosa ci fa ritornare al cuore di Gesù? A quanto ha fatto per noi. Il cuore di Cristo ci mostra Gesù che si offre, è il compendio della sua misericordia. Guardandolo, come fa Giovanni nel Vangelo, viene naturale fare memoria della sua bontà, che è gratuita, non si compra né si vende, è incondizionata, non dipende dalle nostre opere. Sovrana e commuove. Nella fretta di oggi, tra mille corse e continui affanni, stiamo perdendo la capacità di commuoverci e di provare compassione, perché stiamo smarrendo questo ritorno al cuore, cioè il ricordo, la memoria, il ritorno al cuore. Senza memoria si perdono le radici, e senza radici non si cresce. Ci fa bene alimentare la memoria di chi ci ha amato, ci ha curato, risollevato. Io vorrei rinnovare oggi il mio grazie per le cure e l'affetto che ho ricevuto qui. Credo che in questo tempo di pandemia
Ci faccia bene fare memoria anche dei periodi più sofferti, non per intristicirci, ma per non dimenticare e per orientare nelle scelte alla luce di un passato molto recente. Io mi domando, come funziona la nostra memoria? Semplificando, potremmo dire che noi ricordiamo qualcuno o qualcosa quando ci tocca il cuore, quando ci lega un particolare affetto a una mancanza di affetto. Ebbene, il cuore di Gesù guarisce la nostra memoria perché la riporta all'affetto fondante. La radica sulla base più solida. Ci ricorda che qualunque cosa ci capiti nella vita, siamo amati. Sì, siamo essere amati, figli che il Padre ama sempre e comunque, fratelli per i quali il cuore di Cristo palpita. Ogni volta che scrutiamo quel cuore, ci scopriamo radicati e fondati nella carità, come ha detto l'Apostolo Paolo nella prima lettura di oggi. Coltiviamo questa memoria che si rafforza quando stiamo a tu per tu col Signore, soprattutto quando ci lasciamo guardare e amare da Lui nell'adorazione. Ma possiamo coltivare anche tra noi l'arte del ricordo, facendo tesoro dei volti che incontriamo. Penso alle giornate faticose in ospedale, in università, al lavoro. Rischiamo che tutto passi senza lasciare traccia o che restino addosso solo tanta fatica e stanchezza. Ci fa bene alla sera passare in rassegna i volti che abbiamo incontrato, i sorrisi ricevuti, le parole buone. Sono ricordi di amore e aiutano la nostra memoria a ritrovare se stessa, che la nostra memoria si ritrovi se stessa. Quanto sono importanti questi ricordi negli ospedali, eh? Possono dare il senso alla giornata di un ammalato. Una parola fraterna, un sorriso, una carezza sul viso. Sono ricordi che risanano dentro, fanno bene al cuore. Non dimentichiamo la terapia del ricordo. Fa tanto bene. Passione è la seconda parola. Passione. La prima è la memoria, ricordare. La seconda è passione. Il cuore di Cristo non è una pia devozione per sentire un po' di calore dentro. Non è un'immaginetta tenera che suscita affetto. No, non è quello. È un cuore appassionato. Basta leggere il Vangelo. Un cuore ferito d'amore, squarciato per noi sulla croce. Abbiamo sentito come il Vangelo ne parla. Una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Trafitto, donna. Morto, ci dà vita. Il Sacro Cuore è l'icona della passione. Ci mostra la tenerezza viscerale di Dio, la sua passione amorosa per noi e al contempo, sormontando dalla croce e circondando le spine, fa vedere quanta sofferenza sia costata la nostra salvezza. Nella tenerezza e nel dolore, quel cuore svela, insomma, qual è la passione di Dio, qual è l'uomo, noi. E qual è lo stile di Dio? Vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Vicinanza, compassione e tenerezza. Che cosa suggerisce questo? Che se vogliamo amare davvero Dio, dobbiamo appassionarci dell'uomo, di ogni uomo, soprattutto di quello che vive la condizione in cui il cuore di Gesù si è manifestato, cioè il dolore, l'abbandono, lo scarto.
soprattutto in questa cultura dello scarto che noi viviamo oggi. Quando serviamo chi soffre, consoliamo e rallegriamo il cuore di Cristo. Un passaggio del Vangelo colpisce. L'Evangelista Giovanni, proprio nel momento in cui racconta del costo trafitto da cui escono sangue e acqua, dà testimonianza perché noi crediamo. San Giovanni scrive, cioè, che in quel momento avviene la testimonianza, perché il cuore squarciato di Dio è eloquente, parla senza parole, perché è misericordia allo stato puro, amore che viene ferito e dona la vita. E Dio, con la vicinanza, la compassione e la tenerezza. Quante parole diciamo su Dio senza far trasparire amore? Ma l'amore parla da sé, non parla di sé. Chiediamo la grazia di appassionarci all'uomo che soffre, di appassionarci al servizio, perché la Chiesa, prima di avere parole da dire, custodisca un cuore che pulsa amore. Prima di parlare, che impari a custodire il cuore d'amore. La terza parola è conforto. La prima è la memoria, la seconda passione, la terza è conforto. Essa indica una forza che non viene da noi, conforto, ma da chi sta con noi. Da lì viene la forza. Cioè Gesù, il Dio con noi, ci dà questa forza, il suo cuore dà coraggio nelle avversità. Tante incertezze si spaventano. In questo tempo di pandemia ci siamo scoperti più piccoli, più fragili. Nonostante tanti meravigliosi progressi, lo si vede anche in campo medico. Quante malattie rare e ignote. Quando trovo nelle udienze persone, soprattutto bambini, bambine, e domando, ma è ammalato, è una malattia rara, quante ne sono oggi? Quanta fatica stare dietro alle patologie, alle strutture di cura, a una sanità che sia davvero come deve essere per tutti. Potremmo scoraggiarci. Per questo abbiamo bisogno di conforto, è la terza parola. Il cuore di Gesù batte per noi, rimando sempre quelle parole, coraggio, coraggio, non avete paura, io sono qui. Coraggio sorella, coraggio fratello, non abbatterti. Il Signore tuo Dio è più grande dei tuoi mali, ti prende per mano e ti accarezza, ti è vicino, è compassionevole, è tenero. Egli è il tuo conforto. Se guardiamo la realtà a partire dalla grandezza del suo cuore, la prospettiva cambia. Cambia la nostra conoscenza della vita perché, come ci ha ricordato San Paolo, conosciamo l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. Incoraggiamoci con questa certezza, con il conforto di Dio e chiediamo al Sacro Cuore la grazia di essere capaci a nostra volta di consolare. È una grazia che va chiesta mentre ci impegniamo con coraggio ad aprirci, aiutarci, portare gli uni i pesi degli altri. Vale anche per il futuro della sanità, in particolare della sanità cattolica. Condividere, sostenersi, andare avanti insieme. Gesù apre il cuore di chi si prende cura dei malati alla collaborazione e alla coesione. Al tuo cuore, Signore, affidiamo la vocazione alla cura. Facci sentire cara ogni persona che si avvicina a noi nel bisogno. Amen.
Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: per la Tua misericordia, ascoltaci, Signore. Per la Tua misericordia, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, che vive l'esperienza sinodale, in ascolto dello Spirito Santo, possa riscoprire la bellezza del camminare insieme con tutti i fratelli sulle orme del Maestro che è via, verità e vita. Preghiamo per la Tua misericordia, ascoltaci. Per il Santo Padre Francesco e il Collegio Episcopale, testimonino il valore dell'umiltà e il primato del servizio come via maestra per accedere alla misericordia divina e mettersi alla sequela del Signore Gesù, mite e umile di cuore. Preghiamo. Per i nostri governanti, sappiano promuovere il bene comune, fondando ogni loro scelta sui valori della solidarietà e prestando sempre attenzione ai più bisognosi, ai poveri e agli emarginati. Preghiamo. Per la tua misericordia, ascoltaci, Signore. Per gli studenti, i professori, il personale e ogni membro della comunità dell'Università Cattolica e del Policlinico Gemelli. Grati al Signore per l'opera compiuta attraverso i nostri fondatori, sappiano sempre unire ragione e fede, scienza e carità, cultura e solidarietà, per aiutare soprattutto le nuove generazioni ad essere protagoniste del cambiamento e a servire il disegno di Dio sul nostro tempo. Preghiamo. Per noi qui riuniti sappiamo scoprire il volto del Signore presente nel fratello affamato, prigioniero, pellegrino, malato e cooperiamo per un'autentica liberazione dell'unità di ogni male. Preghiamo. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Padre di misericordia, che per il grande amore con il quale ci ha amati, hai dato per noi con ineffabile bontà il tuo unigenito Figlio, fa che nella perfetta unione con Lui possiamo presentarti un'offerta degna della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati dal cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta della gloria, ti offriamo, oh Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona in te pace secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono io a partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvata. Thank you.
Preghiamo. Resi partecipi del sacramento del tuo amore, supplichiamo, oh Padre, la tua misericordia, affinché ci renda conformi a Cristo sulla terra per condividere la sua gloria nel cielo. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Santo Padre, è con particolare emozione che rivolgo a lei il vivo e commosso ringraziamento da parte di tutta l'Università Cattolica del Sacro Cuore per averci onorato della sua presenza nel giorno del 60° anniversario dell'inaugurazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Una ricorrenza che cade in un tempo speciale e intenso per il nostro Ateneo, perché quest'anno celebriamo i 100 anni della fondazione, avvenuta nel dicembre del 1921. Si tratta di una coincidenza importante per la nostra storia. Infatti, con l'avvio dei corsi di medicina, giungeva a compimento il progetto originario di Padre Gemelli. Per lui, medico, l'Università dei Cattolici Italiani non poteva non ospitare una facoltà dedicata agli studi e alla pratica della medicina. Impresa ardua fondarla, ma indispensabile, perché con questo gesto il nostro fondatore ci diceva che tutta la nostra opera di studio e insegnamento, in qualsiasi facoltà, deve guardare alle persone con la stessa cura che i medici riservano ai sofferenti. L'esperienza universitaria è infatti un'esperienza di prossimità. Nel dramma della pandemia ne abbiamo avuto rinnovata certezza, anzitutto con l'impegno intenso e coraggioso dei medici e del personale sanitario del Policlinico, ma al medesimo tempo con lo sforzo dell'intero corpo docente e del personale dell'Università per non interrompere l'esercizio della missione educativa, per non perdere il contatto con gli studenti e consentire a ciascuno di loro di proseguire il proprio percorso di studi. Nel corso di questi 60 anni la Facoltà di Medicina ha fatto grandi progressi nell'attività didattica e nella ricerca, mantenendo una missione chiara e immutata: unire, come ella ci insegna, il linguaggio della mente, del cuore e delle mani e porli tutti al servizio del malato, nel quale si riflette l'immagine dell'umanità. In tal senso è significativo ciò che scrive il teologo Thomas Halyk in un libro di recente tradotto dalla nostra casa editrice universitaria, Vita e Pensiero, quando osserva che invitando l'apostolo Tommaso a toccare le sue ferite, Gesù gli ha voluto dire che lì dove tocchi la sofferenza dell'uomo, e forse solo lì, riconoscerai che io sono vivo, che io sono. Santo Padre, in questi tempi difficili siamo costantemente confortati e incoraggiati dal suo magistero, dai suoi gesti e dalle parole che ci hanno accompagnato nei momenti più dolorosi per dirci di guardare al male che ci sfidava come a un'occasione per apprendere, riflettere, crescere e migliorare. Mi permetto di ringraziarla anche di questo e con particolare affetto da parte di tutti noi. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Lo suo aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.